Ciao a tutte e a tutti. Grazie per avermi dato l'occasione di parlare della tematica di cui mi occupo nel mio impegno per Libera, la tematica della memoria. Ovviamente ci sono tanti aspetti che si potrebbero approfondire, ma credo che in questo momento così complesso che stiamo vivendo, ci sono alcuni aspetti su cui sarebbe importante riflettere e su cui io stessa in questi giorni mi sto soffermando. In particolare penso ai 25 anni di questo percorso, di questo processo. Effettivamente, quando si parla di memoria o di memorie, è sempre importante parlare della costruzione di un percorso, di un processo, un qualcosa che è sempre in via di cambiamento. Quando nasce Libera nel 1995, nasce anche l'esigenza di realizzare un vero e proprio diritto al ricordo per le vittime innocenti delle mafie e di essere vicini, quindi un contenuto di grande solidarietà a tutte quelle famiglie che avevano vissuto la violenza mafiosa così da vicino e che quindi avevano perso un familiare a causa di questa violenza. Ho chiesto al nostro presidente, a Luigi Ciotti, in questi giorni qualche notizia della nascita dell'elenco di Libera. E lui mi raccontava di questa idea che nacque nella condivisione con Saveri Antiochia, che la mamma di Roberto Antiochia, è una storia che sicuramente tutti quanti noi conosciamo. Saveria, io l'ho ascoltata per la prima volta in un'occasione pubblica e fu anche la mia prima volta, diciamo, di ascolto di una riflessione così poi importante anche per me stessa e per tanti familiari di vittime innocenti delle mafie. In quanto lei raccontava la sua stessa esperienza e ci diceva quanto fosse importante per ogni familiare, per ogni persona che avesse subito e che vivesse quel dolore, trasformarlo in impegno. Fu un momento sicuramente estremamente importante per me. Tanto che da quel momento ho iniziato ad approfondire appunto il mio stesso percorso nella costruzione della memoria. Una memoria che sicuramente il nostro impegno rende vitale. Infatti, il concetto di memoria che Libera costruisce è un concetto di memoria viva. E per raccontarvi meglio di questa memoria viva, condivido con voi il sito della memoria di Libera. Questo sito si chiama Vivi e in questa home abbiamo, diciamo, appaiono continuamente cambiando tutte le vittime innocenti delle mafie. Ecco, questo è uno degli aspetti importanti della costruzione della memoria di Libera. È una memoria di tipo collettivo anche da questo punto di vista, cioè che non lascia indietro nessuna storia. Se noi apriamo il menu a tendina sulla destra del sito, abbiamo varie sezioni di cui oggi non possiamo occuparci, ma andrò in questa sezione Nomi da non dimenticare, in cui è raccontato la nascita diciamo dell'elenco di Libera, scorrendo questa pagina, notare tutti quanti i nomi del nostro elenco. L'elenco di Libera, l'elenco dei nomi delle vittime, viene letto ogni 21 marzo e quest'anno è stato, come ogni anno, riguardato, implementato. Una delle storie che sono state inserite è quella di Anna Nocera. Anna Nocera era una ragazza di 17 anni che è stata uccisa a Palermo nel 1878. Ricordiamola bene questa data, perché poi a questa data ricolleghiamo un'altra riflessione. Per ognuno di questi nominativi, noi abbiamo provato a realizzare una ricostruzione del contesto sociale, geografico, anche storico, ovviamente. Questa ricostruzione ci è servita per garantire per ognuno di questi nomi un minimo di racconto della loro vita. Ovviamente, per
per qualche nominativo abbiamo tante informazioni, per altri pochissime. Queste informazioni si ricostruiscono grazie all'aiuto di tutti quanti voi, grazie appunto al contributo di tutti. Qui ovviamente possiamo digitare il nome di una vittima, mi viene in mente Iso Te La Rai. Per esempio di Iso Te La Rai, ma anche di molte altre storie, siamo riusciti a ricostruire una vera e propria scheda che ci restituisce nella completezza la caratteristica vitale della memoria che noi ricostruiamo. La memoria collettiva ha questa caratteristica, parte dal ricordo dei testimoni diretti, e in questo caso possiamo vedere come la famiglia di Iso ci ha regalato le fotografie di Iso. Grazie a queste fotografie noi siamo riusciti a ricostruire una storia realmente vitale di questo ragazzo, perché ne abbiamo conosciuto anche il sorriso, e questo è estremamente importante. Ritornando alle sezioni del sito, oltre a nomi da non dimenticare, c'è la mappa dell'impegno. La apro velocemente solo per dirvi che in questa sezione possiamo trovare una mappa, appunto una ricostruzione di beni confiscati, frutti dell'impegno e presidi di libera che sono stati intitolati ad una persona vittima delle mafie. Poi abbiamo i numeri della memoria, anche questa è una sezione molto importante che vi invito a guardare, il 21 marzo, dove troveremo tutte le tappe della nostra giornata della memoria e dell'impegno, che non dimentichiamo, è stata riconosciuta grazie ad una legge approvata all'unanimità il 1 marzo del 2017. E infine giungiamo alla sezione che mi preme molto illustrarvi, perché in questa sezione noi ritroviamo la ricchezza del nostro patrimonio memoriale. Abbiamo provato a raccogliere contributi da parte dei familiari delle persone vittime delle mafie. Quando si parla di vittima, in realtà dovremmo pronunciare sempre prima della parola vittima la parola persona. Attraverso questa sezione, ma in realtà tutto il sito, che è un web doc, quindi uno strumento più complesso di un semplice sito, noi abbiamo voluto restituire ad ogni persona la sua tridimensionalità, e quindi allontanarci dal concetto di vittima in cui si ricorda solo il momento della morte di questa persona, ma ricostruire di queste persone la vita, i sogni, i progetti. E questo è stato molto importante per restituirci non solo un contesto storico, colmare delle lacune che la stessa ricostruzione storica non ha potuto darci, perché la memoria sopperisce a queste lacune in moltissimi casi, perché tante di queste storie ovviamente rischiavano di cadere nell'oblio. E in questa sezione abbiamo un piccolo calendario della memoria, come vedete, in cui vengono tutti i giorni ricordate le persone vittime delle mafie. Impariamo a tutti quanti noi a pronunciarla così, questa definizione, appunto le storie delle vittime, con dei contributi di dicevo, in occasione sia degli anniversari dell'uccisione di queste persone, ma anche in occasioni, non so, dei loro compleanni, oppure uno step importante del percorso giudiziario relativo all'omicidio di quella persona. Ma attraverso questa sezione del sito abbiamo realizzato anche delle campagne per il riconoscimento dei diritti. Una che tengo molto a raccontarvi brevemente, che si ricollega alla storia di Anna Nocera, che appunto è stata uccisa nel 1878, e questa campagna che abbiamo voluto indicare con l'intitolazione "Non è mai accaduto, la dignità di un riconoscimento giuridico". Ovviamente non è mai accaduto in senso ironico, perché noi sappiamo che la legge italiana riconosce lo status di vittima innocente di mafia solo alle persone che sono state uccise dopo il 1 gennaio del 61, e tutte le altre che fine fanno? È come se le loro vite fossero ignorate. Ecco perché ci siamo detti: ma possibile? Non è mai accaduto per la legge italiana? E quindi Anna Nocera, ma anche Placido Rizzotto e tantissime altre persone, per la norma italiana non sono
sono vittime innocenti delle mafie, ma per noi sì, lo sono sempre state, sono nel nostro elenco e di anno in anno ricostruiamo e implementiamo queste storie tenendole con noi. Ritorno alla sezione parole di memoria per mostrarvi un'ultima cosa prima di arrivare a concludere. Troviamo qui diciamo un'altra importante parte di questa sezione che abbiamo intitolato Costruiamo memorie. Qui ricordiamo le persone che sono state uccise fuori dall'Italia da fenomeni criminali simili alle mafie, perché per noi la memoria non si ferma ai confini del nostro paese. Questa sezione ovviamente è arricchita grazie alla collaborazione con l'area internazionale di Libera e in realtà in questo sito possiamo individuare la collaborazione con tutte le aree, tutti i settori di Libera. Torno a mostrarvi solo il mio viso perché arrivo alla conclusione. Concludo sottolineando l'aspetto etico della nostra ricostruzione di memoria. Un grande sociologo ha scritto un intero testo sull'etica della memoria. Proprio questa è la caratteristica del nostro percorso. L'etica intesa come l'attenzione e la cura ai sentimenti, alle emozioni profonde delle persone. Noi ci prendiamo cura delle storie delle persone e grazie a questo percorso siamo stati vicini a tanti. Abbiamo sentito molto l'apertura umana rispetto a tante storie, abbiamo accolto altre memorie e credo che in questo momento questa riflessione sia importante da tenere con noi in un quotidiano complesso è difficile per guardare anche ad un orizzonte di speranza. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi invio un abbraccio molto forte a tutte e a tutti quanti voi.